Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube, o benvenuti non ci siete mai stati. Se non ci siete stati, mi raccomando, iscrivetevi al canale. E niente, oggi andiamo ad aprire un acquisto che ho fatto, oddio, abbastanza tempo fa ormai. Vediamo quanto tempo è che questo pacco giace sul mio pavimento. Ah, la data si è tolta perché... ah no, 13 settembre, cioè raga, quasi 2 mesi, un altro po', 2 mesi. Però con questo pacco stavo tranquilla perché è il pacco che mi ha spedito la mia amica Sam, amica, sorellina, chiamatela un po' come vi pare. E dentro c'è anche un capello, c'è anche un regalino che mi ha fatto il mio amico Francesco, quindi non vedo l'ora di aprire questo pacco, anche se non dovrei dire questa frase, visto che se veramente non avessi visto l'ora di aprire questo pacco l'avrei aperto 2 mesi fa. Niente ragazzi, ho troppi pacchi, troppi casini, troppe cose da fare e ecco, ci serve una segretaria, ok? A parte questo, apriamo, che non vedo l'ora. Ho comprato tante cosine carine, ho cambiato inquadratura, non so se questa sarà meglio o sarà peggio, proviamo, non so se vedete la scatola, spero di sì, o anche in parte. E niente, apriamo. Ho fatto un po' di messo pacco, però la perdoniamo. Ovviamente manco ve lo sto a dire, ma sono stati tutti quanti affari e quindi quando compro bambole il prezzo è anche buono, è sempre una gioia. Uffela, oddio, altro scotch. Vedo del Pluriball e già va bene. Ve l'ho detto che stavo tranquilla, quindi ho imballato ogni bambola una a una, non ci credo. Ah no, tipo qua ce ne sono 2. Aspetta, vi faccio vedere, spero che si veda dall'inquadratura. Comunque tutto quanto bello imbalsamato, come vorrei che mi arrivasse sempre la roba e non è mai così. Vabbè, adesso prendiamo un salcicciotto alla volta e vediamo quello che c'è dentro. Iniziamo da questo pacchettino qua. Devo stare attenta, non sia mai combino macelli, non riesco manco a capire che roba è. Io non l'ho comprato questo. Vediamo. Aspettate un momentito. No, raga, queste me le ha regalate, perché non le ho prese? Cioè, non le ho comprate. Non mi ricordo proprio che io ho comprato sta roba. Lei, che sinceramente non so chi sia. Boh. Molto bellina, però, i capelli lisci lisci. Bellina. Tanto. Ammucchiamo una in più, una in meno. E questo dovrebbe essere Harley Quinn. No raga, io queste bambole non le ho prese, quindi se me le regalate, perché io non mi ricordo assolutamente. Questa è piena di colla, i capelli, mamma mia. Vabbè, grazie. Altre 2 bambole da aggiungere alla poltiglia. Prendiamo un altro pacchettino. Questa già vedo qual è. E praticamente questa è merito mio che lo sono riuscita a prendere, perché l'aveva postata su Vinted e mi ha preso un colpo, era tipo l'una di notte forse, e io ho detto ma che stai fa matta, me la piglio io questa, e l'ho comprata. Riesco ad aprirla magari. Eccola, è un Ever After Eye, io la amo lei come personaggio e questa è una delle mie versioni preferite. È Cupid Troncoming, una cosa del genere, perdonatemi, chiedo venia già da adesso se magari l'ho pronunciata male, ma è bellissima, poi magari ve la faccio vedere sempre più da vicino a fine video insieme a tutte le altre bambole che ci saranno. Veramente bella bella bella, ce l'ho già in scatola, però essendo una delle mie preferite ci sta ad averla anche dei box. Che ve lo dico a fa. Andiamo avanti, anche perché qua i salsicciotti sono un po' abbastanza. Oddio, questo è piccolino. Cosa c'è qui dentro?
Questa è la Novistar che mi ha regalato Francesco. Adoro. Bellissima. C'è anche il piedistallo. Ma che te lo dico a fa? Lei era l'ultima Novistar che mi mancava in scatola e l'ho recuperata qualche mese fa. E lui mi ha regalato questa The Box, bellissima. È leggermente giusto un po' da pulire il visino. Non mi riesco mai a ricordare come si chiama questa. Boh, io i nomi siamo un po' un caso a parte. Veramente, veramente bellina. Grazie, Francesco. Adoro. Proseguiamo, se no qua si fa notte. Ecco, queste le ha iniziate a imballare singole. Forse quelle due proprio perché erano omaggio e un po' cessette, le ha messe insieme. Lei già si vede che cos'è, non so se la vedete anche voi perché ho cambiato appunto inquadratura. È sempre un Ever After High e ovviamente sempre una delle mie preferite. Eccola qui, lei è Blondie, Blondie Locks se non sbaglio, veramente bellissima, anche lei ce l'ho già in scatola, però appunto per quanto l'ho pagata, tipo me ha fatte 5 euro se non sbaglio, non si potevano non prendere. Manca un orecchino, ma who cares? 4 euro, 5 euro. Andiamo avanti. Anche lei un'altra Ever After High. Ho preso un bel po' di Ever After High, se non l'avete capito. In realtà sto aspettando anche due pacchi, o uno a seconda di come uscirà, abbastanza grandi, che mi ha spedito il mio amico in America, a Miami. E lì anche ci sono tantissime cose carine, tra cui alcune Ever After High. Appena mi arriva quel pacco, regà. Non vedo l'ora. L'altra bambolina è lei, Raven Queen. Non so perché ha una macchia in viso. Non so se si toglie. Non si toglie, regà. Sei mai scammato? Non si fa così. Ho orrore, regà, la vedete? Poi magari ve la faccio vedere meglio più da vicino. Vabbè. È comunque carina, forse è stato sto collare che c'ha in testa. Boh, vabbè. Altro pacchettino, vediamo cosa c'è dentro. Penso sempre Ever After High perché ho preso tante Ever After High e mi pare solo Ever After High. Forse pure qualche Monster High, non mi ricordo. Passato troppo tempo. Let's see. Sì, anche loro sono Ever After High. Non vorrei rompere il pluriball perché io se rimane bello intatto lo riuso, se non sia mai devo spedire qualcosina così. Io le amo queste due. Io non mi ricordo i nomi, però Holly forse è Dolly, non mi ricordo. Comunque sarebbero le due gemelle Ever After High. Io le amo. Sono bellissime. Madonna, queste bambole mi ricordano tantissimo il periodo in cui, cioè uno dei tanti periodi, perché comunque per tanti anni ho fatto questa cosa, di quando andavo alla giocheria e compravo le bambole al negozio. Adesso, cioè, non compro una bambola in uno store fisico, penso da una vita e mezza. Ormai compro solamente su eBay o su Vinted. O comunque online, cioè si è proprio perso, almeno per quanto riguarda me, non so se anche voi, si è proprio persa la cosa di mo vado in negozio, mi scelgo la bambola che voglio e me la compro. Boh, sarà anche per i prezzi perché comunque online le cose si trovano a meno, però è brutta sta cosa, raga. Più si va avanti e più andiamo indietro. Invece di andare avanti, andiamo indietro. Vabbè, prendiamo un altro sacciccio. E anche lei è un'altra Ever After High, senza capito, sempre un'altra dei miei personaggi preferiti, ma ovvio raga, se no non ne pigliavo. Che anche lei ce l'ho in scatola, non so se la vedete,
Vabbè, comunque sta qui sopra in scatola, ma non credo che si veda fin lì. Eccola qui, lei è Cerise Wood. Cerise, Cerise, chiamatela come vi pare. La figlia del lupo. Insomma, mi piace tantissimo. Bellissima. Queste bambole non ce le ho mai avute deboxate, quindi boh, sono veramente carine. Comunque simili alle Monster High di corpo, quindi... Ci sono altri due salsicciotti e una busta enorme con delle cose che vedrete. Che non lo so manco io perché mi sono pigliati. Iniziamo da lei, che è sempre un'altra Ever After High. Eccola qui, lei è Briar Beauty, se non sbaglio, perché ripeto, io i nomi... Ha i capelli un po' bagnaticci, non so. Che lei, prima di spedirmele, me le ha sistemate. Non vorrei che magari non si sono asciugati i capelli. No, vabbè, raga, puzza d'acqua... d'acqua marcia, d'acqua di fogna. Mamma mia! Non si può stare. Mamma mia. Cioè, raga, questo era un tentato omicidio. Ah, Sam, depostino. Che poi, questa è la ragazza del pacco di Uwe Barella. E Uwe Barella, per chi si ricorda, puzzava tantissimo di fumo. Mamma mia, qua da moda, puzza di fumo, puzza di fracico, puzza di marcio. Mamma mia, che Dio ci aiuti. Uff. Quest'altra non puzza. Oh, evidentemente magari le erano rimasti i capelli bagnati. Leggermente lo sento anche su di lei. Vabbè, non ci pensiamo. Ah, oh, spruzzo profumo dappertutto. Lei l'amo, la sirenetta, adoro. Non mi ricordo mai il nome, raga, mi dispiace. Questa è bellissima, veramente. E sempre nello stesso salsicciotto c'è lei, che non mi ricordo proprio chi è. Proprio sincera, sincera. Molto bellina anche lei. Penso che le Ever After High sono finite. Sì. È rimasta questa mega bustina piena di... Adesso vi faccio vedere cosa. Io li adoro, raga, cioè li trovo troppo bellini. E... l'unica cosa è do cavolo li metto, ma non ci importa, cioè guardate che bellino. Per chi non li conosce, sono i Zelf del The Zelfs, tipo una cosa del genere si scrive. Io li adoro, sono troppo pucciosi. E ce ne sono veramente tantissimi, cioè anche di varie misure, cioè questo qua è più grande. Mamma mia, manco me li ricordavo tutti questi. E questi Sam me li ha regalati, quindi grazie, grazie a Sam. Anche se mi ha puzzato la camera di fracico, ma vabbè, è anche stata colpa mia perché le ho lasciate stagionare un mese dentro il box. Che bellini. Cioè fino adesso quanti ne ho cacciati fuori? 4. Contiamoli. 5. Ovviamente, raga, manco a dirvelo, i nomi di questi non mi ricordo proprio, cioè manco li so, sinceramente. 6. 7. 8. Oddio, raga, mi fa un po' senso i capelli. Tipo come se fosse ovatta, mamma mia, io non riesco a toccarli, però bisogna abbozzare almeno per il video. Quanto stavo? Oh mio Dio, 8 mi fa, 9, ci sono pure un po' scienziati i burini, tutto questo tempo rinchiusi dentro questa busta, busta Shane fra l'altro. Però sono veramente bellini, cioè guardate questo che ha tipo, boh, un cigno penso disegnato sopra, un pavone, perché ha la coda, un pavone mi sa, bellissimo. Ho perso il conto, ragazzi, rinuncio a contarli, mi dispiace. E questo, raga, sarebbe tipo una coccinella, ma a me mi sembra proprio un diavoletto, no? Però dietro si ha le ali, tra virgolette, come la coccinella. Quest'altro qui, che sopra ha disegnato un gattino.
poi ve li faccio vedere tutti quanti insieme se mi entrano in un'inquadratura, perché sono veramente tantissimi, madonna, cioè regalo troppo carini, poi sono tutti diversi, tutti particolari. Io ne vorrei tantissimo uno di questi, ma non lo dico, se no me lo fregate. Sto aspettando che spunti a poco, in realtà qualche mese fa è uscito a poco, tipo sulle 40 euro, 35 euro, però ero un po' in ristrettezze economiche, ho detto vabbè non me lo prendo, vabbè prima o poi sarai mio. No vabbè raga, ma quanti so, non finiscono più. Questo è tanto bello, tipo una pietra con una stella e uno spicchio di luna disegnati sulla pancina, cioè che bello, bellissimo. E questo sai pure lui c'ha la luna disegnata sopra, che bellissimo. E questo è tipo un'arena di Natale, dai, questo è bellissimo. Madonna, quanti siamo? Secondo me più di 10 sicuro, più di 15 forse. Sta qui. Dai che ce l'abbiamo quasi fatta, eh. Quasi. Questo che ricorda tipo un koala, credo. Boh. Questo qui con le ali e il cuoricino in pancia. Sto continuando a dire che mi dà fastidio i capelli, eppure sto continuando a toccarli anche troppo. C'è anche una luna, questa sarà un accessorio tipo poltrona, boh. A sto punto sarà di uno di quelli che ha disegnati la stella e la luna sopra, magari era un playset. Questo sicuramente è di quella che ho fatto vedere poco fa, di questa secondo me, probabile. Boh raga, non so se c'è qualche esperto di Zelf. Poi c'è lei. I capelli ragazzi sono tutti un po' scemiti. Che bellino, questo ho disegnato il sole con la nuvola. Oh no raga, mi sono stancata a cacciarli. Questo tutto rosso e bianco, penso sia una volpe. Dai raga, gli ultimi tre. Questa qui. Questa qui. Finalmente l'ultimo regalo, questo qua è un lupo, penso, un'altra volpe, molto molto carino, in particolare anche la pelliccia dietro, multicolore, beh si vede anche da davanti, molto molto bellino. E c'è un altro aggeggio, playset credo, che non so cosa sia, sembra una fontanella, boh. Niente ragazzi, sistemo tutto quanto e vi faccio vedere tutto quello che c'era in questo pacchetto, perché non c'è niente più e meno male. Niente ragazzi, ho provato a mettere tutto quanto insieme ma è letteralmente impossibile considerando il piccolo spazio. Quindi prima vi faccio vedere tutte quante le bamboline, poi vi faccio vedere tutti quanti i Zelf insieme. Vi faccio vedere più da vicino tutte le bamboline. Lei regà, l'incriminata che puzza da morire, cioè regà vi giuro non vi riesco a spiegare. Ha un odore tipo di lettiera del gatto, non lo so se magari ci ha fatto i bisogni sopra il gatto. Assurdo, comunque vabbè, bellissima. Lei è Cerise Wood. Le gemelle, bellissime, Holly e Dolly se non sbaglio. Raven Queen, appunto vedete qui c'ha una macchiolina abbastanza grande pure, e penso sia stata questo aggeggio qui a fargliela. Però nel complesso è molto bellina. C'ha questo mini buchettino sulle calze. Voglio essere rimborsata. Poi c'è lei, che sinceramente non so chi sia. La Novistars, bellissima. Io la amo. Io amo le Novistars. Con anche il piedistallino. Questo qua si illumina al buio. Poi c'è Blondilocks. Bellissima. Io amo il vestito, le calze e le scarpine. Poi c'è Cupid Troncoming, la mia preferita, una delle mie preferite di versione di Cupid.
Mi piacciono tutte in realtà le versioni di Cupid, cioè guardate che stivali, li voglio anch'io. Harley Quinn e quest'altra sempre dei superhero, credo che si chiamano. C'hanno sto corpo, mamma mia. E per ultima lei, che io chiamo la Sirenetta, ma non si chiama la Sirenetta, ovviamente. È bellissima la gonna che ricorda le pinne proprio, squame, diciamo, del pesce. Molto molto bellina, anche particolari i tacchi. Cioè, guardate il tacco che figata, a forma di coda proprio di sirena. E quindi queste erano tutte le bamboline, adesso vi faccio vedere i Zelf. Cioè, raga, capite che era impossibile farvi vedere bambole più Zelf insieme? Sono 26 Zelf. Oddio, ma non vorrei aver contato male, ma se non sbaglio è così. Cioè, guardate che carini, una botta di colore, sono troppo stupendi. Magari ve li faccio vedere un po' più da vicino, una striscina alla volta. Questa è la terza fila e questo è il mio preferito di tutti, sinceramente. Mi piace tantissimo, io amo tipo le renne, i cerbiatti così. Li adoro, cioè, è bellissimo. La seconda fila è questa qui. Lei appunto, o lui, non so, penso che abbia questa lampada, forse è il genio della lampada, non lo so, probabile. E la prima fila sono questi qui, veramente molto bellini. E poi c'è questo qua che è più grande, quasi il doppio. E niente, raga, il video finisce qui. Fatemi sapere se vi sono piaciuti i Zelf e l'Ever After Eye. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!